Caffè? Vai dal gioielliere qui vicino e fagli vedere questi orecchini che sono della moglie del signore Eugenio. Schiavo, signore Eugenio. So quel che volete dirmi. Ho perso sulla parola 30 zecchini, sono galantuomo, li pagherò. Al gioielliere lo posso dire che sono della moglie del signor Eugenio? Sì, diglielo pure. Avete saputo di quella ballerina? La ringrazio infinitamente. Volete quattro castagne secche? M'ero obbligata! Colei è una pellegrina che invece di essere alloggiata cerca di alloggiare. Aspettate! Asino senza creanza. Questi sono i miei orecchini. E datemi 10 zecchini e io ve li do. Sta qui, questa qua. Se mi ha detto il signor Don Marcio che li ritrovasi in quella locanda con una pellegrina. Ah, buono, anche la pellegrina. Pellegrina, e anche la ballerina, una di qua e una di là. Eh sì, signora, farà per navigare col vento sempre in poppa, sa. Quando la moglie è in collera, quattro carezze bastano per consolarla. E come sono qui! Avete vinto. E se perdeva? Oggi non poteva perdere. Ah, no, e perché? Quando da perdere me la sento. E quando se la sente, perché gioca? E questi brincoli? Ma... Mi hanno dato un'acquarella di mano di carte! Se io avessi a esaminarmi contro di te, ne so del belle, della tua abilità. L'ho trovato che nascondeva le carte. A me che ho fatto tanto per lui, che vede con che cuore, con che amore lo tratto, mi corrisponde così, mi burla e mi fa degli scherzi. Don Marzio, evviva questa signora! Evviva! Ma lo sentite, briccone, lo sentite? Evviva la bella fortuna del signor Eugenio! Questo è mio marito senz'altro, parla al tuo uomo. Fatemi un piacere, conducetemi su da questi signori che voglio far loro una burla.